Grazie alla richiesta del Movimento 5 Stelle Toscana, giovedì alle ore 9, in quarta commissione Mobilità e Infrastrutture, dove sono vicepresidente, arriverà in audizione Raffaele Cantone, il magistrato Raffaele Cantone, che è responsabile dell'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, a parlare dell'opera, della grande opera del sottoattraversamento della TAV di Firenze. Ricordiamo che l'ANAC svolge attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi. Ricordiamo a tutti che l'inchiesta che ha portato all'arresto del funzionario Incalza è partita proprio da Firenze. Che cosa vorremmo chiedere a Cantone? Un parere sul general contractor, su questa figura che in Europa è presente solo in Italia, questa figura che è allo tempo stesso l'esecutore, ma anche il controllore dei lavori. Quindi è fondamentale avere un confronto con il responsabile dell'anticorruzione nazionale e chiedergli possibilmente che cosa pensa di questo incredibile aumento dei costi dell'opera. E soprattutto vorremmo chiedergli se è possibile. Se non sarebbe il caso di rescindere i contratti, pagare eventuali penali e rifare una nuova gara con un contratto a regola d'arte e con soggetti esecutori sotto il controllo della mano pubblica, possibilmente sposando il progetto del trasporto in superficie elaborato dall'Università di Firenze, che ci avrebbe fatto risparmiare tantissimi soldi.